Ciao ragazzi, di nuovo ben trovati a tutti voi, io sono Manuel, questo è canale Forza Lazio, partiamo con la nostra intro. Bentrovati ragazzi, bentrovati a tutti voi. Vi ricordo in descrizione tutte le informazioni riguardanti il nostro canale, canale Forza Lazio, mi raccomando, trovate tutto, ma adesso andiamo a parlare di quello che dello scenario che si può venire a verificare nel giro di pochissimo tempo. Quando dico pochissimo tempo, prossima settimana, punto, stop, vi do un arco temporale. Allora, è chiaro, chiarissimo, ragazzi, manca solo l'ufficialità. Considerate che oggi degli emissari partiranno in Romania, raggiungeranno la nazionale Under 21 e uno staff medico apposito con degli emissari del Newcastle assisterà alle visite mediche di Sandro Tonali. Quindi Sandro Tonali già oggi potrebbe firmare il suo contratto con il Newcastle, contratto ricchissimo. Questa è la, in quattro giorni il Newcastle è venuto a prendersi praticamente il miglior prospetto italiano a centrocampo, 70 più bonus, andremo a intorno ai 75 milioni di euro al Milan, e questa è la cosa inaspettata, che non era prevista, perché fino a quattro giorni fa sta notizia era proprio non era uscita da nessuna parte, eccezione fatta, bisogna dare assolutamente merito a Michele Criscitiello di Sport Italia, che è stato il primo in assoluto a sparare questa bomba di mercato, che il giorno dopo è uscita in maniera prepotente da tutte le parti e ha trovato riscontri veritieri. Il Newcastle ha preso Tonali, ormai davvero ragazzi deve accadere solo un qualcosa di clamoroso per far saltare questa trattativa. Al 99,9% Tonali è un nuovo giocatore del Newcastle. Il Milan incassa questi 70-75 milioni di euro, di cui 8-9 milioni vanno al Brescia, che aveva diritto a un 12,5% su una rivendita del calciatore. È chiaro che entra cash fresco. Attenzione a una piccola cosa che viene spesso trascurata: cash fresco dall'estero. Attenzione a questa cosa, è importante avere introiti di soldi, di denaro fresco dall'estero. È chiaro che questa cessione non prevista di Tonali in casa Milan, per forza di cose, e qui scatta la riflessione personale, può scatenare un classico effetto domino. E allora, come ho scritto nella copertina di questo video, attenzione perché ragazzi può succedere di tutto, perché Tonali alla lunga potrebbe andare anche a chiamare in causa Milinkovic in un tourbillon clamoroso, ragazzi. Perché? Perché già per esempio in Inghilterra, lo sapete che l'Arsenal era la squadra che in assoluto fin da Natale, dopo che si è accorta dei movimenti della Juventus, ha provato a sondare il terreno per Milinkovic, mostrando interesse vero, concreto, reale, avendo i primi approcci con Ketsman, col procuratore del calciatore, cercando di andare a recuperare quello svantaggio che aveva accumulato nei confronti di una Juventus che si era mossa già da ottobre su Milinkovic in maniera pesante, tant'è vero che già a ottobre Milinkovic ha strappato un accordo con la, già da ottobre che Milinkovic ha l'accordo con la Juventus, 6 milioni di euro all'anno per 5 anni. Proprio Arsenal e Juventus con il Milan sullo sfondo potrebbero in qualche modo andare ad intrecciarsi, vedere intrecciarsi i loro destini di mercato, magari coinvolgendo in questo tourbillon di intrecci il nostro Milinkovic. Come? Ad esempio, all'Arsenal serve un calciatore con le caratteristiche di Milinkovic. Arsenal che prepotentemente ha mollato la presa su Milinkovic a giugno perché si è andato a concentrare su altri prospetti. Però, questa è la notizia importante,
invece dall'Inghilterra mi riferiscono personalmente di un riaccendersi dell'interesse dell'Arsenal per Milinkovic. Fronte Italia, come detto, il Milan ha perso Tonali. Qualcuno che rimpiazza Tonali, cioè, lo devi prendere. L'Inter è in vantaggio nettissimo su Frattesi. Il Milan sta provando un disperato inserimento sul calciatore. L'Inter, forte di questo, ha subito riallacciato velocemente i contatti col Sassuolo, dicendo: oh, Frattesi è nostro, 1° luglio definiamo tutto. Il Milan ci prova, è in ritardo su Frattesi, però ci sta provando ad inserirsi. Lazio chiamata fuori da Frattesi, ve lo dico subito. Roma fuori da Frattesi, quindi non credete a... no, non credo, io non invito gli altri a non fare le cose nei confronti di altre persone, non è corretto. Io non credo a Roma e appunto alla Roma che possa inserirsi per Frattesi. Se il Milan non riesce ad inserirsi per Frattesi, chiaramente, e non ci riuscirà secondo me, chiaramente deve prendere qualcuno. Adesso la domanda è, chiaramente subito viene in mente a me di inserire Milinkovic in questo ragionamento, no? Ma la domanda adesso è un'altra. Il Milan li va a rispendere gran parte dei soldi che ha incassato per prendere Milinkovic? 30-40 milioni, quello che chiede lo Tito? Questa è la domanda principale che faccio, perché il Milan ha in serbo ormai da qui alle prossime sessioni. La nuova proprietà ragiona così: ogni mercato una cessione eccellente e acquisti che vanno comunque a rinforzare la squadra, che è un punto di vista rispettabile. La Juventus, che sta lottando in seno a se stessa con il discorso Rabiot, che ha promesso alla Juve di dare una risposta entro fine mese. Per questo all'inizio video vi ho detto che potrebbe è la prossima settimana quella cruciale. Se Rabiot non dovesse rinnovare con la Juve, la Juve secondo me a quel punto avrebbe l'obbligo di andare a chiudere per Milinkovic, ok? L'obbligo. Stiamo attenti al calcio inglese, perché ragazzi qua può arrivare da un momento a un altro anche qualche offerta folle per Barella, che è un altro giocatore attenzionato in Inghilterra. Parte Barella, l'Inter, ve lo dico, prende Milinkovic. La priorità di Inzaghi adesso è Frattesi, perché serve un giocatore dinamico a centrocampo. Però fatta questa premessa, al secondo posto di quella lista vi do per certo che ci sta Milinkovic, ragazzi miei, ci sta il sergente. Quindi, per farvela breve, Arsenal, e attenzione, aggiungo anche un altro aspetto, un altro fattore, attenzione ragazzi, può uscire un'altra squadra a sorpresa su Milinkovic, attenzione a questa cosa. Arsenal, squadra X, Milan, Inter, Juve, vi dico la sincera verità, visto il valore indiscutibile di un calciatore come Milinkovic-Savic, vi dico la sincera verità, mi riesce un pochino difficile pensare che il sergente e intorno a sé non accada nulla nelle prossime ore, nei prossimi giorni, la prossima settimana. Ecco perché è lì che io vado a focalizzare la situazione. Chiudo questo video e vi invito a commentare. Il destino di Milinkovic si decide per me la prossima settimana. Un abbraccio a tutti voi. Ciao.